a Carlo Cassola, che è qui venuto nella libreria, nella nuova libreria romana del suo editore, chiediamo quali crede lei siano stati i motivi di rispondenza del pubblico al suo romanzo. Ma io non posso dire con esattezza, con sicurezza, quali possono essere stati questi motivi, ma spero che essi si riassumano essenzialmente nel fatto che il pubblico comincia a essere stanco nei confronti della cosiddetta letteratura della crisi, cioè di quella letteratura che parte dal presupposto che la verità del nostro tempo sia la crisi di tutti i valori e che perciò i soli temi consentiti alla letteratura del nostro tempo siano i temi negativi, i soli personaggi consentiti siano i personaggi negativi, cioè appunto gli annoiati, gli indifferenti, gli erotomani, i nauseati, gli stranieri e via discorrendo. Io non credo assolutamente nella letteratura della crisi e ho inteso scrivere appunto un romanzo contro questo canone che ritengo un luogo comune. Lei ha parlato di letteratura della crisi, ma molti esempi li abbiamo qui sott'occhio trovandoci in libreria e fra questi l'ultimo, almeno per l'Italia, dove è stato tradotto poco tempo fa e anche il più illustre, mi sembra sia Ulysses James Joyce, segnalano invece la crisi della letteratura, almeno da certi fronti, o almeno la crisi del romanzo di struttura tradizionale. Ma vede, l'Ulisse di Joyce è del 1922 e tutti gli altri clamorosi esempi di rottura delle strutture narrative tradizionali risalgono ormai a qualche decennio fa. Ma quella era una ricerca di vie nuove, di vie di mezzi espressivi nuovi e come tale perfettamente legittima. Ma oggi c'è una situazione inversa, direi, e cioè che si tende a negare validità a certe strutture del romanzo tradizionali o anche meno tradizionali, per esempio non so, si afferma che il romanzo psicologico non è più possibile o che non è più possibile il romanzo in terza persona. Ora, di queste negazioni io per la verità non capisco il significato, esse di solito sono appoggiate da un'affermazione di questo tipo, che noi non crediamo più nella realtà oggettiva, non ci crediamo più oggettivamente, nella realtà fisica o nella realtà sociale o nella realtà senz'altro. Questi, secondo me, sono discorsi magari molto intelligenti, ma che non capisco, francamente. Quindi un romanzo che, pur vivendo nel suo tempo, rispetti la struttura tradizionale, avrà ancora lunga vita, secondo lei? Ma secondo me sì, se per strutture tradizionali si intendono i personaggi e una storia. Mi pare che personaggi e storia siano più vivi che mai.